Sai com'è? Noi siamo là, noi facciamo della roba moderna, chi piaceva, chi non piaceva, e c'erano tutti gli amici, perché questo Augusto era un personaggio incredibile, era magro, brutto, la barbetta, è così, ma simpatico, una persona molto, aveva 15 anni. Allora sono andati al bar e gli hanno detto: senti Augusto, dai, ma che adesso provi a cantare con questo gruppo qua che ci sembra che vada bene. Poi si è andato a cambiare, si è messo con tutti in pelle, giacca, poi in su. Poi ha fatto due pezzi, l'ha fatto Bibabalula e il blues del Mandriano. Cano, adesso siamo rimasti, quando l'abbiamo sentito, ho detto che fa Carletti, cosa dici Gelmini? Beh, secondo me va bene per noi. Però. E dopo il discorso è rimasto lì. Poi un bel giorno noi andiamo a suonare, dopo un mese e mezzo credo, andiamo a 300 di Rovigo, all'Osi, che era un locale meraviglioso. Il padre del batterista, che faceva il fornaio e un negozio, che ci aveva anche un po' aiutato, Economicamente, ecco perché insomma, insomma, cosa fa? Va a prendere il cantante e ce lo porta là. E lì è nata la storia. sì. Là come là, L'Osi di Rovigo. a Rovigo, a 300 di Rovigo, proprio all'Osi. E quando È la stato il primo concerto con Augusto, con Augusto fa, Augusto. allora fa due pezzi. Eh Cioè, sì. anche su che la gente è rimasta lì, perché guarda, tra lui e il batterista era anche lui un elemento eccezionale, tutto movimento, poi suonava bene per tutti i ragazzi di 15-16 anni, che Sì. non avevano mica, a me che avevo 22 anni, no, che abbiamo 6-7 anni di differenza, abbiamo 6-7 anni di differenza, perciò abbiamo cominciato la storia in quella maniera lì, poi dopo pian piano il cantante che avevamo, lui è andato a stare a Milano, lui è venuto e penso che sia stata anche la fortuna dei nomadi. Quella è l'inizio. Non avrei mai dovuto andare al Piper nel periodo che i nomadi erano al Piper e venivano pagati solo dalle spese, che era Pensa. l'unico accredito di soldi che avevano loro. Vito all'alto. Augusto mi disse che io non avrei mai dovuto andare a Roma al Piper, mentre io, appena sentito così, il mio cervello mi disse che io avrei dovuto esserla con loro. Sono partito di sera con un camionista a Modena sull'autostrada, mi portò e mi scaricò alle 5 del mattino, cosa incredibile, e mi disse: Giovanotto, siamo arrivati davanti al Piper. Verso le 9:30, quando i nomadi avrebbero dovuto provare, anzi, hanno provato, però dovevano ancora provare. Augusto, venendo dalla pensione, mi trovò seduto sugli scalini del Piper e mi disse: no, questa non me la dovevi fare, oppure non ci credo. Vedendoti qua, però so che tu sei Argeo e queste cose le puoi fare. Mi mantennero per 10 giorni, o forse non so se più se meno, con loro in camera e mi davano da mangiare quello che loro riuscivano a raccattare per loro, Da uno portare una in paese. mela, uno una mezza bistecca, uno un pezzo di pane, qualcosa, me lo portavano su in camera a me. E io sono stato con loro vivo e vegeto e sono qua tuttora a raccontarvi queste cose che sono meravigliose. Ho visto la Patti Pravo, che era sempre in un angolo alla sinistra del palco dove i nomadi suonavano. E io mi mettevo di fianco a Patti Pravo quando non c'era gente, però Patti Pravo era sempre la regina del Piper e io non lo sapevo. Era una donna di gran valore allora, sicuramente,
E lo è tuttora. Però io non ho mai saputo, se non col passare degli anni, che Patti Pravo era la ragazza che mi sono seduto per tante serate di fianco a lei. E per me è stata una storia incredibile, però penso che la storia incredibile sia stata anche per i nomadi, che non hanno mai avuto un personaggio. Personaggio non dico bravo e pulitissimo, però dico che di istinto ne aveva tanto. Quando arrivano gli equipe, i nomadi e gli artisti, quelli bravi, quelli grossi, Bondicini, Guccini, eccetera, questi non è che non avessero la possibilità di andare a lavorare da qualche parte. Allora il lavoro c'era, era anche ben retribuito perché era nel boom economico e tutti cercavano di sistemarsi al meglio e il prima che si poteva, perché si poteva fare. Bene, questi, i nomadi, gli equipe, Guccini, Bonvicini e me ne sono sicuramente dimenticato degli altri, si sono detti: no, io piuttosto che andare a fare l'operaio tutta la vita in fabbrica, io muoio di fame e provo questa strada qui. Se mi sbaglio muoio di fame, ma non me ne frega niente, io ci provo perché io non voglio vivere come schiavo, la schiavitù del lavoro salariato, bla bla bla, tutta la vita. Questo atto qui è l'esempio che ha dato coraggio a tutto il resto. Se non si fosse, io non avessi bevuto questo coraggio come terza generazione di riflesso proprio, io non avrei capito la forza che ci vuole per riuscire a star bene un po', tanto ci pensa la vita a farti star male, non c'è mica bisogno che tu ti sì, te la vai a cercare a Firenze a studiare, insomma dovevo fare il liceo sempre a Firenze, quindi lì ho lasciato perdere. Quando sono andato all'università, che ho avuto un po' più di tempo, l'università sempre a Firenze, però il sabato e la domenica venivo lì. I nomadi avevano, mi sembra, litigato con Guccini, o se erano, o Guccini non ne volesse, era stancato, non lo so cos'era successo, non ci voglio mettere mano, e cercavano, per l'ultimo disco che avrebbero fatto, cercavano delle canzoni, da metterci delle parole, insomma, cercavano delle canzoni. Ciccio Tedeschi ha consigliato Dodo di provare a prendere qualcuna delle mie. Allora loro, come sempre, con molta calma, durante, quando hanno fatto il disco Grande Italia, hanno fatto due canzoni, mi sembra con i miei testi, o uno o due, non mi ricordo, e poi una, insomma, hanno fatto due canzoni così. Sembra che sia andato così così, e allora mi hanno fatto provare un'altra canzone o due. In quel momento hanno deciso che dovevano, non dico chiudere, ma si stavano stancando anche loro, si era fermata l'Equipe 84, si volevano fermare anche loro. E erano indecisi, allora hanno detto: adesso prendiamo il primo scalzacani che passa, gli facciamo fare 7-8 canzoni, 2 o 3 ce le abbiamo noi, mettiamo tutto insieme e vediamo come va. È cominciata così, sono stati contenti, non è che subito adesso non pensare, boom, niente, sono, perché te l'ho detto, c'è anche la loro fortuna, sono molto lenti, però costanti, sembrano proprio, sai, quelli, non so, a me vengono in mente i Capoccia, i contadini di una volta, che mettono lì due pietre ma da lì non si muovono mai, poi ne mettono una terza, noi non ci siamo più, chi verrà dopo di noi mette le altre due, cioè così. E allora hanno detto, poi me ne hanno fatte fare delle altre e per 20 anni, io direi, sì, 20 anni ho collaborato con loro.